non lo sapevo veramente. Mimmo, grazie. Tu sei venuto da San Benedetto del Tronto per stare qui con noi, per invitare questo premio. Tanti anni con la casacca giallorossa, non si dimentico, sei un romano d'adozione. Sono anche romanista. Sì, sì, sono rimasto romanista. Mentre io cerco la targa, tu che sei giornalista, fagli qualche domanda. Il gol dei tedeschi, il gol dei tedeschi, ci raccontassi il gol dei tedeschi. Anche perché no? Devo raccontare il gol. Ha stato un po' di tempo. Però noi ce lo ricordiamo. Leone! No, sono entrato dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo perché Sabino Nela si era infortunato una caviglia e senza scaldarmi poi lì era meno 6, lo ricordo proprio meno 6 e sono entrato, ho fatto due corse, la seconda corsa ho ricevuto un pallone da Falcao con finta di Sereso e sono arrivato dietro e ho fatto gol. Ho allenato sempre i dilettanti, mi diverto, per me il calcio è calcio, Serie A, terza categoria, la stessa cosa, sto allenando, mi diverto, finché riesco a stare in mezzo al campo ci vado. Mimmo Otti! Grazie. Rimani con noi ovviamente, non vai via.